Siamo ospiti nelle sale della Biblioteca Civica di Rovereto, una biblioteca che nasce a metà del Settecento in una Rovereto ricca e dal punto di vista economico, dinamica, aperta al mondo, grazie al commercio della seta, ma soprattutto in una città che capisce la necessità di darsi delle istituzioni. La Rovereto settecentesca decide di fondare istituzioni importanti come l'Accademia Roveretana degli Agiati, che sorge nel 1750, e la Biblioteca Civica nel 1764. La biblioteca è un'emanazione dell'Accademia degli Agiati, infatti Giuseppe Valeriano Vannetti fonda sia l'Accademia degli Agiati che la Biblioteca Civica, che ha anche il compito in qualche modo di evitare la dispersione di un grande patrimonio privato, personale, come quello di Girolamo Tartarotti, ma anche quello delle famiglie nobili roveretane che avevano importanti biblioteche, importanti raccolte di manoscritti, nonché anche monumenti d'arte come quadri, dipinti, monete, eccetera. L'uso pubblico in questo periodo è un termine nuovo, moderno, perché ricordo come in tutto il resto d'Italia sorgevano biblioteche di questo tipo, cioè con l'uso pubblico, in un modo magari diverso, o erano poste all'interno di monasteri con il compito però di garantirne l'apertura anche agli altri, e più rari erano i casi in cui le comunità, cioè i comuni, le amministrazioni, decidevano di erigere in proprio una biblioteca garantendone anche i sussidi economici per il loro mantenimento. Una piccola cittadina come Rovereto, allora avrà contato circa 6-7 mila persone, decide di costituire una biblioteca di questo tipo. Questo legame forte credo che sia ancora valido, perché Rovereto abbiamo visto che è riuscita a far crescere e mantenere sempre vive queste istituzioni culturali, l'Accademia, il Liceo, la Biblioteca, è riuscita anche a incrementarle con il Museo Civico nell'Ottocento, con poi il recente Museo d'Arte Moderna di Trento e Rovereto. In questa prospettiva la Biblioteca ha una forte vocazione, che è quella di promuovere la lettura del libro, la lettura, ma che vuol dire essenzialmente anche creare occasioni di riflessione, di formazione personale, perché la biblioteca si configura non solo più come deposito dei saperi, quindi conservazione di grande patrimonio. La biblioteca, diciamo, fra archivi, libri, eccetera, conserva parecchie centinaia di migliaia di documenti, ma anche come luogo di incontro, di confronto. Abbiamo superato le 400.000 presenze in un anno presso la biblioteca, quindi sono anche generazioni diverse che si incontrano, i bambini che frequentano questa nostra splendida sala che abbiamo voluto per i più piccoli, gli adulti, i grandi studiosi che vengono, ci frequentano e vengono a studiare i nostri fondi antichi grazie anche a iniziative che promuove l'Accademia, il MART, eccetera. Tutta la filiera del libro è presente. Abbiamo i manoscritti recenti, anche penso a Renato Dionisi, penso a Mario Untersteiner, nonché agli eruditi del 7-800. Conserviamo i libri dell'ora, ma adesso conserviamo anche le macchine con cui venivano stampati questi libri. Conserviamo gli archivi degli editori che hanno fatto questa grande operazione culturale di promozione del libro. E questi laboratori hanno il compito non solo di conservare saperi che oramai, mestieri, manualità che stanno andando perse, ma hanno anche il compito di approcciarsi in modo diverso al libro, capire che il libro è anche un oggetto manuale, apprezzarne il profumo dell'inchiostro, la carta, e apprezzarne tutto ciò che c'è dietro. Un grande pedagogista, Freinet, diceva che in ogni scuola doveva esserci una tipografia.